Buongiorno amici, benvenuti nel mio canale, nella mia cucina. Io sono Adriano e preparerò due ricette alla settimana, il martedì e il giovedì. Oggi preparerò dei rustici, quindi seguite la ricetta. Ciao! Allora, serviranno 300 g di macinato misto. Mi servirà metà cipolla che taglierò finemente. Mettiamo tutto nel macinato. Poi serviranno 150 g di funghi cotti triforati, però tagliati a pezzettini, che metteremo dentro il macinato. Sale. Pepe. Prendiamo un cucchiaio e iniziamo a lavorare tutto insieme. Si deve amalgamare benissimo tutto. Ecco qua, adesso che tutto è ben amalgamato, iniziamo a fare un'altra cosa. Stendiamo la pasta sfoglia. Per questa ricetta servirà una pasta sfoglia rettangolare. Ok? Prendiamo il composto e lo stendiamo benissimo sopra la pasta sfoglia. Fate piano senza romperla. Deve essere ben steso da tutte le parti. Come vedete, è steso benissimo. Ora dovremo fare le strisce, delle strisce tutte uguali. Facciamo le strisce tutte uguali con una rotella. Più o meno, non è che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo solo arrotolare la pasta in questo modo. Così. E mettiamo in una teglia. Ok? Ecco qui, adesso li mettiamo tutti in una teglia. Ecco qua, li ho messi tutti in una teglia. Adesso li metterò un po' di formaggio grattugiato e poi li infornerò a 180 gradi per 20-25 minuti. Come vedete, ho messo il formaggio, ora li inforno a 180 gradi, 20-25 minuti. Ecco qua, questi paninetti di pasta sfoglia. Ora li faccio sfreddare. Iniziamo a preparare un tagliere. Coppa, salamino, l'erdammer, pecorino sardo, il brie, provolone. Finito con i paninetti, con questi rustici alla salsiccia funghi. E questo è il tagliere. Ora ne assaggio uno. Mamma mia, che buono. No, vabbè.
voglio dire, se avete fretta, queste cose non le potete fare, ma se siete in due a casa e volete sbizzarrirvi con quella pasta sfoglia, questi rustici sono veramente buonissimi. Guardate, se li farete, non li continuerete a fare per tantissimo tempo. Scusate gli occhiali, guardate, sono anche rotti. Li continuerete a fare anche per tantissimo tempo perché i funghi con il macinato ci stanno veramente bene. Questi rustici li potete fare anche per Natale, per antipasto, è veramente buono. Oppure viene il vostro amore, fidanzato, marito, gli fate trovare un tagliere così, ci vuole poco a farlo, con un calice di vino bianco o un po' di birra, passerete una serata bellissima, di sicuro. Quindi, se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e mettetemi tanti commenti. Ciao!